Ciao. Salve, ciao. Come ti chiami? Mi chiamo Marco, ho 33 anni. E nella vita di che cosa ti occupi? Nella vita io sono un operatore in una ONG che si occupa di prima accoglienza per richiedenti asilo. Wow. E la musica in questo è la boccata d'aria da... Sì, diciamo è quello che mi piace fare più di ogni altra cosa. E questa sera cosa ci fai ascoltare? Un pezzo dei Quinto Rigo. Ok. Che si intitola La nonna di Frederick lo portava al mare. Siamo tutto orecchi. Deve avere una bella voce per fare Quinto Rigo. Right on. Nonna di Frederick lo portava al mare e da lì le tracce diventò l'oceano brucia di nubi nere nel cielo e l'ira dell'isola che si risveglia, lei lo sa, solo una scia, un grido lontano. Oh, 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 Frederick, Frederick, yeah. Frederick, la nonna di Frederick. Grazie. Allora Marco, hai fatto una scelta molto 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 difficile, perché è talmente particolare la voce di questa canzone e la canzone in sé che ti porta subito a un confronto, e questo secondo me ti ha un po' penalizzato nella tua espressività, ti sei messo un po' in difficoltà. Allora, guardando un artista come te, la mia perplessità più grossa è che tipo di collocazione potresti avere all'interno del mercato musicale moderno. So che comunque la musica non è solamente vendite, non è solamente classifiche, però non possiamo far finta che X Factor non stia cercando qualcuno che poi vada a vendere dei dischi, e di conseguenza determinate caratteristiche mi viene difficile ritrovarle in un artista del tuo genere. Non penso che tu abbia un genere, hai delle qualità che non hai messo in mostra. A me piaci. Grazie Mara. Sei fuori dagli schemi, però si può tentare anche fuori dagli schemi, anzi qualche volta è andata molto bene a chi era fuori dagli schemi. Marco, ho capito, come dice Mara, che sotto ci sono secondo me un sacco di altre cose, perché se una cosa complicata la fai molto bene vuol dire che una o più personale o più semplice rischia di poter essere sorprendente. Per me sì. Allora, anche se so che questa mia valutazione verrà odiata da tutti, anche se ci tenevo a dire una cosa, ovviamente è molto più facile. Raga, un attimo. Facciamo le persone educate, parliamo, spieghiamoci. Darti un sì, che poi secondo me è un no e ti devo dire no la prossima volta, non ha senso, no? È meglio essere coerenti con i propri gusti, giusto? E dire che secondo me in questo momento è no. Mi spiace. Va bene, grazie. Invece, siccome mi piacciono le beghe, la rottura di coglione. Per me sì. Grazie, Marco. Non credo che questa tua esibizione sia stata da 4 sì. Però il mio lo prendi, quindi sì.
Sei passato. Grazie. Grazie a tutti. Ciao. Mi piacciono quelli che hanno la malucia, una malattia. Ci odia tutti. Ciao, sono Alessandro. Iscrivetevi al canale YouTube. Non so più come dirvelo.